Nel precedente video relativo alla prima parte della lezione sul testo, e che invito a visualizzare chi non lo abbia già fatto, abbiamo dato la definizione di testo, abbiamo illustrato i vari tipi di testo ed infine esaminato i primi tre requisiti fondamentali di un testo, e precisamente la coesione testuale, la coerenza contenutistica e la coerenza logica. Nel corso di questo video svilupperemo la seconda parte della lezione. In particolare, completeremo la trattazione dei requisiti fondamentali del testo ed esamineremo brevemente i testi, distinti in pragmatici e letterari. Proseguendo l'esame dei requisiti fondamentali del testo, diciamo che il quarto fra essi è la coerenza stilistica. La coerenza stilistica si realizza quando le varie parti che compongono il testo presentano un registro linguistico omogeneo e quindi non una mescolanza senza precise ragioni espressive di espressioni e costrutti della lingua comune, di costrutti del linguaggio specialistico, di costrutti del registro colloquiale familiare, di costrutti del registro aulico. Per capire meglio, leggiamo il foglietto illustrativo relativo a un farmaco che tutti conosciamo, qual è appunto l'aspirina. Relativamente alla composizione, leggiamo: una compressa di aspirina contiene 0,5 grammi di acido acetilsalicilico. Aspirina è un rimedio la cui efficacia come analgesico, antireumatico e antitermico è da decenni riconosciuta in tutto il mondo. Aspirina inoltre possiede proprietà antinfiammatorie che la rendono particolarmente efficace nelle forme reumatiche. Aspirina, alle dosi terapeutiche, è innocua, non influenza l'attività cardiaca. È usata opportunamente, non disturba lo stomaco. E tra le indicazioni, raffreddore, malattie da raffreddamento, affezioni febbrili complicate da sintomatologia dolorosa, per una terapia sintomatica è coadiuvante dell'influenza, mal di testa e di denti, nevralgie, dolori mestruali, dolori reumatici, lombalgine, sciatalgia. E veniamo alle dosi e modalità di impiego. Attenzione, puoi prendere da 2 a 6 pastiglie al giorno, ma non trangugiarle tutte assieme. Se proprio ne hai bisogno, puoi anche prenderne qualcuna di più, ma attento a non esagerare, se no stai male. Manda giù le pastiglie con un po' d'acqua, un tè, una limonata o qualcosa di simile. Un'altra cosa, ricordati di prendere le pastiglie quando hai mangiato da poco, altrimenti ti può venire un gran mal di stomaco. E concludiamo con le controindicazioni. Gastropatie, ad esempio ulcera gastroduodenale, ipersensibilità all'acido acetilsalicilico e ai salicilati, tendenza accertata alle emorragie, asma.
Nel corso della lettura è apparso fin da subito evidente che la coerenza del testo è compromessa da un evidente salto stilistico. Passiamo da uno stile specialistico a uno stile prettamente colloquiale. Il passo originale, da 2 a 6 compresse al giorno, suddivise lungo la giornata, secondo la malattia, dosi anche maggiori. Non superare le dosi consigliate, le compresse vanno sempre prese in acqua, tè, limonata, eccetera. L'assunzione del prodotto deve avvenire a stomaco pieno. Nella colonna a destra puoi prendere da 2 a 6 pastiglie al giorno, ma non tragugiarle tutte assieme. Se proprio ne hai bisogno, puoi anche prenderne qualcuna di più, ma attento a non esagerare, se no stai male. Manda giù le pastiglie con un po' d'acqua, un tè, una limonata o qualcosa di simile. Un'altra cosa, ricordati di prendere le pastiglie quando hai mangiato da poco, altrimenti ti può venire un gran mal di stomaco. Il passo appena letto, ripeto, è in uno stile palesemente colloquiale, sembrano le parole che una madre potrebbe rivolgere al proprio figlio. E passiamo al quinto requisito fondamentale del testo, ossia che esso ha un inizio, una struttura interna, una fine. Che cosa significa? Lo chiariamo attraverso gli esempi. Nella parola farmacia, ad esempio, l'inizio è dato dalla lettera iniziale F, la fine dalla lettera finale A. Nella novella La Roba di Giovanni Berga, invece, il titolo è l'inizio, l'ultima parola la fine. Nell'articolo di giornale, infine, il titolo è l'inizio, la firma dell'autore, la fine. Esaminiamo ora la struttura interna del testo e le parti in cui esso si articola. Partiamo dal volume, che è un testo di lunghezza imprecisabile e che raramente è diviso in tomi. Ogni tomo può essere diviso in parti di lunghezza imprecisabile che permettono al lettore di vedere la successione delle fasi dell'esposizione dell'argomento che viene trattato nell'opera. Ogni parte può a sua volta essere divisa in capitoli, la cui lunghezza varia dalle 5 alle 60 pagine. I singoli capitoli si dividono in paragrafi, la cui ampiezza varia da mezza pagina a 5 pagine. Questa è la suddivisione normale in un testo di prosa. E rispecchia graficamente le successive fasi attraverso le quali si sviluppa l'esposizione dell'argomento trattato. Il paragrafo si articola in capoversi, che vanno da una riga a mezza pagina. Il capoverso altro non è che un blocco di testo compreso tra un capo e l'altro, col compito di scandire all'interno di un paragrafo dati o concetti che, nell'opinione di chi scrive, formano un tutto organico
e vanno distinti da quelli che li precedono e da quelli che li seguono. Abbiamo infine l'enunciato o frase, che è quella parte del testo compresa tra due punti fermi, dunque il punto esclamativo, il punto interrogativo. L'enunciato è esteso da una parola fino a 5-6 righe e può anche da solo costituire un testo. In questa slide vediamo che i vari tipi di testo si distinguono secondo lo scopo, che può essere quello di descrivere, piuttosto che informare, esporre, dimostrare, eccetera, e secondo la funzione linguistica, cioè il diverso modo in cui l'emittente usa la lingua per raggiungere lo scopo che si è prefisso. I testi si distinguono in pragmatici, cioè testi che hanno scopi pratici, e letterari, che hanno aspetti comuni con gli altri, in quanto in essi ci sono ad esempio parti descrittive, espositive, espressive, eccetera. Ma si differenziano dai precedenti sia perché non hanno scopi pratici, sia perché sfruttano in modo particolare le risorse espressive della lingua. Sono testi pragmatici, i testi descrittivi, i testi informativo-espositivi, i testi narrativi, i testi espressivo-emotivi, i testi interpretativo-valutativi, i testi regolativi-prescrittivi, i testi argomentativi, i testi persuasivi. Sono letterari i testi narrativi, i testi poetici e i testi teatrali. In quest'ultima slide esaminiamo un po' meglio i testi pragmatici. Sinteticamente possiamo dire che i testi descrittivi sono sezioni descrittive di opere letterarie, trattati tecnico-scientifici, piuttosto che la carta d'identità, ad esempio. Poi i testi informativo-espositivi sono, ad esempio, i riassunti, le relazioni, i verbali, le cronache. I testi narrativi sono le biografie, gli articoli di cronaca, eccetera. I testi espressivo-emotivi, i diari, le memorie, le confessioni, le lettere private, i testi poetici, eccetera. I testi interpretativo-valutativi sono i commenti critici, le recensioni, gli interventi e commenti di opere letterarie, artistiche, musicali, eccetera. I testi regolativi sono invece le leggi, sono i regolamenti, le circolari, eccetera. Tra i testi argomentativi troviamo i temi scientifici, le arringhe, i discorsi politici o propagandistici, saggi, eccetera, eccetera. I testi persuasivi, infine, sono i messaggi pubblicitari, eccetera.